È un mezzo di trasporto che è molto utile, no? Ma si utilizza molto troppo, mi sembra. Direi un mezzo di trasporto, sì. In cui tanti ormai ci si identificano. Il loro spazio privato, l'ultimo punto dove rimanere con se stessi. Ma è un mezzo che viene purtroppo usato impropriamente. Sarebbe anche una cosa positiva se venisse usato nei posti giusti e nella maniera giusta. La macchina è un peso, è qualcosa che... Ti zavorra. Weighs you down. Sì. Sì. Sono andato alla Critical Mass. Qual è stato il momento più emozionante? Quando abbiamo preso l'autostrada che viene dall'Aquila, che è un po' verso Verano. Abbiamo occupato la tangenziale. E non sarò mai stato in bici in quella parte di tangenziale, è stato bellissimo. C'è un silenzio. Quando passi sotto le case a San Lorenzo, che si affacciano tutti quelli che normalmente hanno il traffico sotto casa, ti sorridono. È bellissimo. Ma come mai 2000 biciclette stanno occupando la tangenziale est di Roma? Partiamo dall'inizio. Buongiorno. Buongiorno, che vuoi? Visitando. Io vorrei andare in bicicletta. E ci vado. Una volta c'era la bicicletta. Poi arrivò l'automobile. Batte la Vespa! Hai la spinta? E dai, E va da cà? Allora fa come ti pare, non rientra tardi! La corsa ti ha fermato. Tornò la bicicletta. Ehi, tu, ciclista! Da dove vieni? Da Frosinone. E dove comincia l'incontro? Non lo so, io vengo da anche la Montiè 37 km. E adesso è arrivata Critical Mass.
Oggi i ciclisti occupano le strade per chiedere più spazio e più sicurezza per chi, come loro, si muove in bicicletta. Questa è Critical Mass. È un incontro che si ripete regolarmente. A Roma l'appuntamento è ogni ultimo venerdì del mese, a Piazzale delle Masse Critiche, ovvero Piramide, ore 18. Ma tu che cos'è che dai? Io do questa. È l'enciclopedia del ciclista metropolitano. Sopravvivenza metropolitana. Manco il tempo. Prodotta al suo stesso organismo. Sappiamo che sotto sforzo il cervello... I ciclisti metropolitani, anziché l'automobile, prendono la bicicletta. Per andare al lavoro, per uscire la sera, per muoversi ogni giorno. E questi siamo noi. Francesco. Federico. La nostra fotografa ufficiale, Luisa. E i nostri compagni di viaggio, Giordano e Cristiana. Abbiamo risolto il problema delle cosce mosce. Biciclettatevi! Dai la bomba che sono morti! A me il ciclismo non mi è piaciuto mai, per carità, è uno sforzo antiestetico, ingrossa le cosce, meglio il biliardo. Questa Critical Mass è diversa dall'appuntamento mensile. Si tiene una volta l'anno ed è planetaria. I ciclisti arrivano da ogni parte del mondo. Come ti chiami? Edi. Ok. Da dove vieni? Dalla Spagna. Cos'è per te la bicicletta? Da 2 anni a qua, cioè, mi ha cambiato un po' abbastanza la vita, mi fa bene, mi porta, mi trae, mi lleva, la mia vita. Eddie ha girato il mondo a piedi per 20 anni, da 2 anni sta continuando a farlo in bicicletta. La sua prossima tappa è l'India. Parto la settimana prossima in direzione al sud dell'Italia. Il viaggio parte da Grecia. Il percorso è Grecia, Turchia, Iran e Pakistan. India. Sono stufo dell'Europa, di non poter essere una persona. Se vuoi essere una persona, ti puoi andare in Inghilterra, ti puoi andare a Olanda, ti puoi andare a Germania perché ti trattano di meglio. Però io voglio essere una persona in tutto il mondo. Vola carretera. La suerte viene. Io mi chiamo Cote, io sono del Cile. Io sono arrivato qui per partecipare in diversi festival di teatro di strada. Io sono artista di strada. Qual è il tuo rapporto con la bicicletta? Il tuo rapporto con la bicicletta? Il mio rapporto? Sì. Un rapporto. La porto per lavorare, uh-huh, anche per fare tutti. Mi chiamo Sebastián, sono chileno, però ora vengo da Barcelona. Mi sento super autonomo con la bicicletta. Siento que si tengo que ir a 20 kilómetros más allá, puedo hacerlo y depende de mí. Me siento súper autónomo. Yo soy el que me voy fijando los límites. Siento que en la bicicleta que no ocupo un espacio excesivo. Por la carretera. Bueno, bella. Por la carretera. Per Eddie, Cote e Sebastian, la bicicletta non è soltanto un vero mezzo di trasporto, ma molto di più. È un concetto difficile da capire per un mondo dominato dalle auto. Un mondo che considera la bicicletta soltanto come un corpo estraneo, qualcosa che potrebbe rallentare il traffico.